L'ingresso di Meghan Markle nella politica statunitense darebbe alla duchessa l'unica cosa che le è veramente sfuggita, ha affermato un commentatore. La speculazione è alta sul fatto che la duchessa del Sussex abbia gli occhi puntati su come un giorno diventare presidente degli Stati Uniti. L'editorialista Daniela Elser ha detto che la questione di Meghan, che vive in California con il principe Harry dopo aver lasciato i doveri reali, è stuzzicante. La Elser ha detto che mentre l'ex attrice ha già la sua ricchezza e titolo, otterrebbe il vero potere da solo e alle sue condizioni. Entrando nella politica americana. Scrivendo per news.com.au, il commentatore reale ha dichiarato, finire come senatrice, o meglio, darebbe a Meghan una cosa che è davvero sfuggita, anche adesso, nonostante la sua ricchezza e il suo titolo, il vero potere suo e alle sue condizioni. La signora Elser ha detto che Meghan fare una mossa politica significherebbe sacrifici immensi per lei e Harry. Ha aggiunto, ovviamente, dovrebbero rinunciare completamente ai loro titoli nel Sussex. La madre di due figli potrebbe anche salutare la privacy che lei e Harry si sono ritagliati nella loro città natale adottiva di Montecito. Meghan dovrebbe impegnarsi mese dopo mese per raccogliere fondi, risucchiare i donatori democratici, stringere decine di migliaia di mani, coccolare i bambini di estranei e posare per i selfie. L'intero processo, anche prima che lei possa raggiungere l'ufficio, sarebbe estenuante, costoso e metterebbe un bersaglio sulle spalle della sua famiglia in termini di stampa, critici e miasma spesso tossico che sono le orde dei social media. O, in pratica, tutte le cose che i Sussex hanno lasciato il Regno Unito per scappare. Yeah.